logistici per dare loro il cibo a tempo debito, beato per sempre che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi eredi. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà, arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che inventano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Tanto ringrazio il vostro parroco per l'affettuoso e cordiale invito che mi ha rivolto per celebrare questa santa Eucaristia nel novenario. Appena andrete a confessarvi, di dire al vostro parroco di non darvi la penitenza perché la state già facendo dovendovi ascoltare, quindi state tranquilli, la prossima volta non c'è bisogno che andate a chiedere la penitenza. La parola di Dio di questa giornata ci mette dinanzi un atteggiamento molto importante che ciascuno di noi deve assumere proprio in preparazione all'incontro con il Signore. Quell'incontro con il Signore che Rosaria ha vissuto, ha preparato nella sua vita, ha desiderato, intanto lasciando tutto quello che era in suo possesso, ritirandosi su quel famoso monte pellegrino e donando la sua vita, la sua virginità proprio per il Signore Gesù in attesa di questo incontro. E lui, il Signore Gesù, l'ha accontentata. Gli ha dato quella serenità di vita, gli ha dato quella pace interiore e gli ha permesso di vivere su quel monte da sola e trascorrere le sue giornate in preghiera, trascorrere le sue giornate rivolgendo sempre il suo pensiero, il suo affetto, il suo amore verso il Signore Gesù a cui ha dedicato tutta la sua vita. E lei, Rosaria, oggi invita ciascuno di noi a prepararsi all'incontro con il Signore, un incontro di cui noi non conosciamo né il giorno e né l'ora, ma il Signore ce lo dice che avverrà questo giorno, preparatevi, vegliate e tenetevi pronti, così come abbiamo ascoltato nel versetto all'inviatico, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Certo, questo non ci deve far stare in ansia, non ci deve far stare con la preoccupazione che dobbiamo comunque rendere conto a Dio della nostra vita, ma ci deve far vivere con la consapevolezza che dobbiamo preparare l'incontro con Dio. Questa è l'unica consapevolezza che dobbiamo avere, non l'angoscia di dover morire, ma la consapevolezza di dover preparare il nostro incontro con il Signore Gesù. E non deve essere una preoccupazione questo, anzi deve essere un motivo di gioia, un motivo di esortazione a vivere bene la nostra vita, un motivo di fare esperienza sempre di più del suo amore e della sua misericordia. Penso che nessuno di noi si senta arrivato, si senta perfetto. Penso che nessuno di noi pensa di essere migliore dell'altro, ma tutti ci dobbiamo mettere nell'atteggiamento del pellegrino. Santa Rosaria proprio vive l'esperienza del pellegrinaggio, non solo un pellegrinaggio fisico, ma anche e soprattutto un pellegrinaggio spirituale, che la porta sempre di più, mentre cammina in questo pellegrinaggio, ad allontanarsi dalle cose del mondo e ad avvicinarsi sempre di più al Signore Gesù.
Ed è lo stesso pellegrinaggio che dobbiamo compiere noi, cari fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita, allontanandoci da tutte quelle cose che ci tengono legati alle cose del mondo e avvicinandoci sempre di più a quello che ci deve legare al Signore Gesù, a quello che ci deve legare a Dio, a quello che ci deve legare alla nostra speranza, alla nostra salvezza. E questo legame si chiama amore. Se nella nostra vita non amiamo, se nella nostra vita non realizziamo il comandamento dell'amore, rischiamo di perdere tempo. Possiamo fare le feste più belle di questo mondo, ma se non siamo cresciuti nel cammino dell'amore verso Dio e verso i fratelli, ecco, rischiamo di sciupare tempo, di sprecare denari e pensiamo pure di avere la coscienza a posto. Per cui la festa annuale della Santa Patrona, ecco, ci dovrebbe portare a farlo questo esame di coscienza. Rispetto all'anno scorso, come sto camminando? Rispetto all'anno scorso, ho vissuto meglio la mia vita di fede, la mia vita comunitaria, la mia vita familiare? Rispetto all'anno scorso, ho fatto un passo in avanti verso la santità, verso questo pellegrinaggio che il Signore mi chiede di compiere? Ho benedetto il nome del Signore sempre, così come abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale? Ecco, questo ci deve portare a verificare la nostra vita di fede in occasione della festa della Santa Patrona. Ci deve portare a capire se stiamo camminando verso Dio, se fatichiamo a camminare verso Dio, oppure se siamo fermi, o peggio ancora, se stiamo facendo qualche passetto indietro. Ecco, la verifica non ci deve far paura. La verifica serve perché ciascuno di noi possa meglio imprimere nella propria vita il desiderio di poter camminare come Rosalia verso il Signore Gesù. E allora veramente benediremo il nome del Signore ogni giorno della nostra vita, solo se realizzeremo il suo comandamento dell'amore. Perché poi vedete, tutte le altre cose passano. Passano i giorni, passano gli anni, passano i bulmi, passano i feste, ma la cosa che resta è il nostro cammino verso Dio. Ecco, allora vogliamo chiedere al Signore in questi giorni santi per voi in preparazione alla festa di Santa Rosalia, ecco, che questo vegliate di cui il Signore ci parla sia un vegliate gioioso che ci permette di verificare il nostro cammino verso Dio da una parte e dall'altra parte ci permette anche di verificare la nostra appartenenza alla comunità, se veramente sentiamo viva il nostro appartenere a questa comunità parrocchiale, se veramente ci sforziamo tutti indistintamente di lavorare per costruire comunione, per costruire comunità e non per costruire muri, barriere e cose simili. Ecco, ognuno di noi deve chiedere al Signore questa grazia attraverso l'intercessione di Santa Rosalia. L'atteggiamento del pellegrinaggio deve essere l'atteggiamento che ciascuno di noi assume per vivere meglio la sua dimensione spirituale, che non è una cosa personale, ma è una cosa che bisogna condividere. Perché potrebbe essere facile dire: io mi dico il mio rosario, io mi faccio la mia comunione, io vado alla mia messa, e poi però uscendo dalla chiesa appena arrivavo un caso trovavo da dire. Il Signore non gli interessa il mio rosario, la mia messa, la mia devozione. Al Signore interessa la nostra vita, la vita della comunità, la vita spirituale che ciascuno di noi alimenta giorno dopo giorno attraverso l'ascolto della sua parola, attraverso la comunione eucaristica. A questo il Signore mira, per un cammino di fede, per un pellegrinaggio di crescita spirituale e comunitaria. Ecco, allora l'augurio che vi faccio in questi giorni santi, ecco, che possiate in comunione con il vostro parroco, ecco, camminare sempre speditamente nel vivere il senso della comunità, il senso della comunione, così come il Signore desidera per tutti e desidera anche per questa comunità. Allora la festa della patrona, la festa di Santa Rosalia, ecco, che avrà questo tocco particolare, questo vivere l'esperienza del camminare insieme. Quando domenica porterete in processione la Santuzza, ecco, il camminare insieme, questo pellegrinaggio che farete insieme all'immagine di Santa Rosalia, avrà questo unico obiettivo, che insieme alla Santuzza
questa comunità divina, di cultura, di San Francesco, vuole camminare insieme, vuole vivere insieme l'esperienza della comunione e vuole avere come unica meta il Signore Gesù crocifisso e risorto per la nostra salvezza. E in questo pellegrinaggio ovviamente non può mancare la presenza materna di Maria. E allora chiediamo alla Madonna Santissima che ci custodisca sotto il suo manto e con lei ogni giorno vogliamo rinnovare il nostro sì alla santa volontà di Dio.